Benvenuti anche oggi sul mio canale. Solitamente il sabato e la domenica, eccetto casi eccezionali, non mi dedico mai a pubblicare dei video, delle cose, lo sapete, chi segue il mio canale lo sa perfettamente, a parte in casi veramente eccezionali, come quello di cui vi parlo, perché e fra l'altro saputo anche molto in ritardo, perché in realtà la scomparsa di questo artista è accaduta giovedì di questa settimana, e sto parlando di Luca Bergia, fondatore ed ex batterista dei Marlene Kunz. Aveva 54 anni ed è morto giovedì scorso. Io oggi sono qua per ricordare lui, per ricordare il gruppo di cui faceva parte e del quale era fondatore, e per omaggiare ovviamente i Marlene Kunz oltre che Luca Bergia. Io vi auguro la buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. Pelle è la tua, proprio quella che mi manca in certi momenti. Luca Bergia è stato trovato senza vita nella sua casa di Cuneo nella mattinata di giovedì scorso. Musicista, fondatore, storico batterista dei grandi Marlene Kunz, aveva 54 anni. La causa della morte non è ancora molto chiara, ma gli inquirenti non escludono alcune ipotesi, addirittura quella di un suicidio. A trovare Bergia è stata la sorella, che ha immediatamente dato l'allarme ai carabinieri di Cuneo. Era stata avvisata dell'assenza dagli insegnanti della scuola media di Madonna dell'Olmo, dove il batterista dei Marlene Kunz lavorava da diversi anni come docente di scienze. Lui era nato l'11 settembre del 68. Insieme con Riccardo Tesio era tra i fondatori del gruppo dei Marlene Kunz. Grande successo avrebbe avuto sulla scena nazionale a partire dai primi anni 90. 11 gli album in studio realizzati da questa band, a partire dal primo, quello del 94, che era Catartica. Da poco più di 2 anni si era poi ritirato dalla scena artistica e si era dedicato all'insegnamento. Il distacco dal mondo della musica, l'insegnamento, una nuova sfida, fra l'altro intrapresa con molto entusiasmo. Lui stesso diceva: è un po' quello che vorrei fare nel mio futuro a breve termine. Per ora è tutto, grazie a chi abbia avuto voglia di seguirmi, spero di aver sciolto qualche vostra incognita o di aver allontanato preoccupazioni inopportune. Questo lo diceva proprio lui al momento in cui lasciò i Marlene Kunz. Luca Bergia lascia 2 figli, Tommaso e Alessandro, il fratello Antonello e la sorella Elisabetta.